Si è aperto il sipario sull'edizione numero 50 del Premio Tenco, la rassegna dedicata alla canzone italiana svoltasi il 17, 18 e 19 ottobre a Sanremo. Ad essere premiate a salire sul palco dell'Ariston per il miglior album opera prima con il suo Curami l'anima, anche la fanese Elisa Ridolfi, che ha avuto il merito di aver portato il fado portoghese in Italia. Elisa, giovedì 18 ottobre è stata una data importante nella sua carriera di artista perché è frutto di tanti anni di lavoro e sacrifici in quanto si è trovata a Sanremo a ricevere la targa Tenco. Ci racconti la serata? Ah, la serata faccio fatica perché è stata una serata molto bella, molto naturale, devo dire. Pensavo di avere anche un impatto emozionale molto più intenso. In realtà c'è stata una naturalezza, una spontaneità che mi ha così fatto veramente godere della dimensione nella quale eravamo tutti noi. E in più la serata è ovviamente il clou, però la verità è che quando si approda al Premio Tenco c'è tutto un mondo che ti viene addosso e tu sei lì e ne godi, quindi la giornata è stata veramente bella. Da chi era accompagnato sul palco? Sul palco ci tengo particolarmente a citare Tony Canto, che è produttore artistico di questo lavoro, di Curami l'anima, di questo disco. Dietro le quinte c'era Squilibri Editori, che mi va lo stesso di citare perché grazie a loro questo disco è veramente poi approdato nella vita. E con me c'era Alessandro D'Alessandro all'organetto diatonico, che è uno strumento tra l'altro marchigiano, quindi abbiamo portato un po' di Marche a Sanremo, Marco Zanotti alle percussioni e Andrea Alessi al contrabbasso. Che cosa si prova a essere sul palco dell'Ariston? È curioso perché l'Ariston è nell'immaginario di tutti noi un mondo fatato e non si capiscono neanche le dimensioni. In realtà, paradossalmente, per chi è su quel palco, perlomeno nell'esperienza del Tenco, sembra di stare in un club. C'è molta intimità con il pubblico, quindi non è nulla di dispersivo, ma c'è un'intimità che permette veramente di stare presente nell'esibizione. Ecco, oltre a lei su quel palco sono saliti altri artisti. Chi sono stati premiati? Sono stati premiati Diodato, anche dei nomi appunto nazionalpopolari, Paolo Benvenu, Molinari, Setac e un progetto legato alla figura di Califano. Quindi le targhe Tenco hanno le loro sezioni, nel mio caso appunto ho vinto come opera prima. Quando la vedremo questa serata in Rai? Dicono a gennaio, quindi c'è del tempo, ma spero di saperlo anch'io per tempo. Curami l'anima è un lavoro curato nei minimi dettagli, dalla tecnica vocale alla capacità musicale, e questo è percepibile anche da chi non è un esperto. È un lavoro che è stato fatto a varie riprese. Io 5 anni ho dedicato a questo lavoro. Le cose poi vengono bene in effetti quando c'è il giusto tempo. Questo fattore del tempo è determinante nella vita delle opere in generale e nel mio caso in particolare. Quindi ha avuto il suo tempo di gestazione, di produzione. Il processo creativo è stato straordinario. Io l'avrei già chiusa lì. Poi è arrivato Squilibri e ha deciso di portarla fuori appunto. A chi vuol dedicare questo premio? Se è riuscito a venire fuori, a parte le figure tecniche che ho citato prima, che comunque sono una rete anche affettiva e umana importantissima, e a loro va sicuramente merito, io credo di dedicarlo alla mia famiglia, che non l'ho mai detto, ma senza di quella, onestamente, poi soprattutto avendo a che fare oggi con la musica, è quasi impensabile, perché sono il vero sostegno. E poi un po' anche a me, perché in qualche modo è un premio per la perseveranza, ha detto qualcuno, e lo credo anch'io. Prossimo passo di Elisa, quale sarà? Io continuo a camminare su questo filo che è la trama della mia esistenza, che è un filo di fado, perché c'è una canzone che si chiama proprio così, quindi una linea del destino che cerco di assecondare e spero di riuscire ancora a garantirmi questa fisiologia con la vita, perché sono molto soddisfatta della mia vita. Crescere, cambiare.